eccolo qua, abbiamo il nostro consueto appuntamento importantissimo, fondamentale, pietra angolare del lunedì con il nostro maestro di Galateo, Lapo Mazza Fontana. Buonasera. Buonasera, buonasera. Quest'ultimo pezzo era un po' meglio, un pochino meglio di quella nenia terrificante dell'altra volta, di lunedì. Ve la ricordate? Quel follow era terribile. Sì, sì. È molto molto bello e non si permetta più di dire robe del genere. Tra l'altro viene appena tacitato da Paolo, che invece ci scrive: la tizia che canta è la somma di brutte copie di Janis Joplin, Aretha Franklin e Amy Winehouse. Sono d'accordo. Ma sei appena detto che è bella! Perché l'altro era terrificante, ho detto era un po' meno terribile. Con Amy Winehouse non ha nulla niente a che fare. No, con Amy Winehouse secondo me ha in comune l'arrangiamento del brano, ma non la voce. Oh, zebra. Ma maestro, ma è ancora valido, è ancora di moda, è ancora galateisticamente parlando qualcosa che si fa, mandare un mazzo di fiori alla cantante? Ah, per Bacco sì, però bisogna sempre andare in camerino col mazzo di fiori personalmente. Certo. Io credo che più di una cantante ha una serie di buttafuori che hanno sono stati ospiti dello Stato bulgaro per anni e che quindi secondo me non è il caso di mettercisi contro. Ma non lo so, però per esempio andiamo a un concerto, che ne so, di Nina Zilli, che ne so, di Malika Ayane, insomma, che sono comunque delle belle ragazzotte, insomma, carine. Non vogliamo presentarci con un magnifico cappotto di cammello, naturalmente. Ce l'ho, doppio petto. Bravo. Con naturalmente lo possiamo portare noi stessi, un bel mazzo di rose, certo. Purché non rosse. Non rosse, per in quei carità. Casi, quindi. Allora, l'omaggio floreale, la cantante è rosa, sì, ma di colore? Ma di solito bianca, però io consiglio il tulipano, che è comunque un sdrammatizza, è un fiore allegro, piace. Ma dov'è alle il dramma, Lapo? Scusi, dov'è il dramma da sdrammatizzare? Se ci presentiamo con le rose bianche, mettiamo comunque, questo il Galateo lo dice molto chiaramente, mettiamo comunque una signorina nella condizione, immaginiamoci comunque una signorina anche un pochettino belloccia. È sempre un po' nella condizione di turbare un po' gli uomini. Sì. Allora è anche abituata ad avere una serie di cicci sbei, spesso non del giusto, tutto graditi, insomma, che le fanno un po' il codazzo. E allora in questo caso, se ci presentiamo con la rosa, dice: ah, sono appena uscito ovviamente dal camerino di Nina Zilli. Certo. Allora, guardi che Nina Zilli è un'amica della trasmissione. Sì, appunto, sì. Per l'appunto lo dico. A me piace allora molto, aspetti Nina, che riformulo. Guardi che Nina Zilli è in Giamaica con Albo Rosi a registrare l'album. Ebbene, ma appunto io vengo in questo momento. Dalla stai sbarcando, certo. Senta, Lapo, si faccia presentare un po' come si deve. Ascoltatori e ascoltatrici, Lapo Mazza, il nostro esperto di Galateo, che come ogni lunedì cura la rubrica Il Question Time di Galateo. Sì, sì. Potete mandare gli sms al 331-6214. No, beh, lo dicevo visto che arriva un sms di domanda. Arriva, è arrivato. È una domanda che abbiamo già fatto, ma è un classico, quindi lo riproponiamo. Dai. Ciao. Lapo, fuori a cena paga sempre l'uomo? Ah, beh, ma questa è domanda della milionesima pistola, o del milionesimo pistola, non è il caso del nostro, ovviamente, del nostro caro radioascoltatore. Allora, no, naturalmente non sempre, proprio per il problema suscitato, cioè per non mettere in imbarazzo, per non imporre, diciamo, una galanteria non sempre voluta o accettata, non sempre, bisogna modulare a seconda della situazione. Comunque, mediamente, diciamo, nel 60% dei casi almeno potremmo dire di sì. Volta per volta analizzeremo, venite nel mio studio, faccio come le cartomanti, no? Come il mago Demus una volta. Volta per volta vedremo, tramite Radio Popolare, analizzeremo il quesito. Anzi, mi permetto di fare una richiesta, voglio dire. Ma niente, siamo noi. No, sentiamo, sì. Perché... No, ma è una cosa che è tipica del Galateo. Ora, voi sapete che un'altra battaglia del Galateo è quella per le calzature da uomo decenti. E questo tutte le donne saranno d'accordo. Che c'è in giro. Con calza, mi raccomando. Con calza, magari extreme wearing, se per le due calzini scompagnati come la lingerie da donna.
Ciò detto, io sono in gravi ambasce, naturalmente, poiché non sono potuto andare a Londra per assistere questo mio amico vulnerato, sì. E per cui non mi sono potuto procurare, voi capite, il mio disagio umano e professionale, che sì. Voi condividerete anche voi, non ho potuto trovare un paio di scarpe che io volevo, ovvero le Clarks Montacute Lord con inserti in tweed, che è una cosa che tutti, voglio dire, chi non riesce a sopravvivere senza, no? Ma infatti... No? Per cui io sono sicuro che il Diego li ne ha almeno quattro paia. Quattro tipi di tweed diverso, sì. Naturalmente. Allora lanciamo questo concorso. Che quale ascoltatore di Radio Popolare sa dove cacchio si trovano a Milano queste Montacute Lord della Clarks, certo. Con inserto in tweed? E soprattutto chi non ce le ha peste lo colga. Peste lo naturalmente. Potete lasciare il suo numero di telefono? No, grazie. Per la risposta, Lapo. Vabbè, tanto commenta sempre su Facebook il nostro maestro. Facciamo finta che il suo ruolo in questa trasmissione abbia senso. Parliamo di lingue straniere. Sì. Le faccio le illustro un primo scenario. Sono in mezzo a una comitiva di persone che ad esempio con l'inglese se la cavano poco e male e insomma vanno avanti a gesti, insomma stanno facendo un po' una brutta figura. A quel punto io che l'inglese lo conosco a mena dito, mena finger, sì. Cosa facciamo? Beat finger. Cosa facciamo? È fuori luogo secondo il Galateo sciorinare una competenza in lingua straniera che umilia i miei astanti o al contrario il fatto di stare un po' sulle mie invece li umilierebbe ancora di più e soprattutto renderebbe impossibile la comunicazione con quello cosa, che parla cosa l'inglese. Faccio in questo caso? Ma complimentiamoci innanzitutto con questo radioascoltatore che è passato. Ah, è mia la domanda, va bene, ok. Ah, è sua, va bene, uguale. Ma è un livello superiore di considerazione epistemologica questo, per cui siamo molto contenti che siamo passati a un next level delle nostre versioni, cioè qui siamo già in un'area più complessa, quindi. Ovvero c'è cioè, la comparazione dei diversi livelli di Galateo applicabile. In questo caso naturalmente è più importante lo spassare l'ospite straniero, o perlomeno se non spassarlo fargli capire di che cacchio si sta parlando, piuttosto che non umiliare ovviamente voglio dire, i plebei circostanti. ma che domande, ma che robe Le capre, sono delle galline e capre, sì, bravo, ha ragione. Ma sì, maestro. Perché come direbbe Berlusconi, voglio dire che occhio. Con le famose 3 I... una delle 3 I era sicuramente l'inglese, adesso certo. Le altre saranno state 2 bischerate comunque, però sicuramente l'inglese è anche un po' un dovere masticarlo un minimo, direi, no? Non c'è bisogno di essere stati a Eton, naturalmente, insomma, in compagnia. Vi ricordate quel vecchio film che si chiamava Another Country, che è stato il primo film che ha lanciato Rupert Everett, ve lo ricordate? Sai, no... Neanch'io. Beh, è un film molto bello in cui lui peraltro faceva la parte a lui più cara, cioè quella del gay, giovane e bello, certo. E per cui erano questi studenti appunto di Eton che insomma che poi diedero vita a quella vicenda di spie, no, tra il Foreign Office e il Politburo. Però è necessario parlare non l'inglese come gli inglesi, ma perlomeno un minimo. Voi naturalmente convenite con questa va bene, posizione. Senta, al di là della chilometrica risposta, facciamo il giro al contrario. Ho un interlocutore straniero davanti a me, non conosco la sua lingua, cosa faccio? Mi lancio con gesticoli, no, io volevo savoir, italianismi, credo di conoscere già la risposta, francamente brutti, o sto zitto? Nel senso, se incontriamo uno che viene dalla Thailandia, magari non so l'inglese, voglio dire, sono tutti esempi generici per venire incontro a tutte le ipotesi di problemi di Galateo che possono avere i nostri ascoltatori. Ahimè, temo che il Galateo imponga, se non sai l'inglese, appunto per le predette summenzionate situazioni, non preveda null'altro che una specie di sbudellamento di tipo giapponese per potersi suicidare, per cui non credo che ci sia un'altra versione, o perlomeno quello di scappare piangendo. Nel caso invece un'altra cosa meno imperdonabile, come se ci troviamo
per esempio a Ulaanbaatar, che credo sia in Mongolia. Sì, la capitale. La capitale, non sappiamo parlare il mongolo. A quel punto credo che non possiamo fare altro che emulare Totò, sicuramente. Okay. Peraltro se l'ha fatto lui, insomma, forse potremmo farlo anche noi. Capito, chi non era un film comico. Potremmo diventare i principi della risata del deserto dei Gobi. Sì. Ma sicuramente saremmo apprezzati. Lapo, un po' di sintesi. Questo è un SMS di Marco. Quando si beve il brodo, è vero che il piatto va piegato in avanti? Massima sintesi. Cioè, quindi no. No. E quindi non si surchia? Non si piega. Non si piega, quindi. Non si sugge né si piega. Non c'è mai un caso in cui si può leccare il piatto, quindi. Porco cane. Se sei fido, no. Sì, dai. Vabbè, non si può. Non si può. Non si può nemmeno, altra cosa, non si può nemmeno chinare il capo, capito? Si mantiene la schiena direttina. Sì, assolutamente dritto, certo. E invece, come considera, quanto considera chic tenere il mignolo alzato mentre si sorbisce il caffè? Pacchini, sono stato sintetico a sufficienza. Sì, Vicenza, sai, grazie. Che Lapo potremmo fare pillole oppure versi di Lapo. Deve standardizzare due o tre suoni francamente riconoscibili. Lapo è strano, però il mondo gli vuole bene. Molto bene. E poi ancora, io non c'ho una lira, ho messo da parte il femminismo duro e puro, e se lui vuol pagare, sorride e ringrazio, senza imbarazzo. Idem per i fiori, questa è la crisi che va a, in qualche modo, a fare il paio con le leggi del Galateo. Lapo, anche per questa settimana potremmo anche salutarci. E vai, Cribio! Viva, proprio adesso citare quello lì è proprio il massimo, cacchio. E Dio sento! Senti, ma il nonno rincoglionito che si addormenta durante le omelie? No, le celebrazioni importanti, tipo il giorno della memoria. Il nonno rincoglionito, sì, che si addormenta. Vabbè, rincoglionito è vecchio, è ottuagenale, millenario. Va bene, e allora non ti candidi! Fai? Più forte di lui. Cosa dobbiamo dirgli? Salvare il paese. Cosa dobbiamo dirgli? Solo una cosa. Bravissimo Lapo. A presto, arrivederla. Lapo. Ciao.